rispondo a lei. Sì, mi dice, lei è lo zio materno? Sì, io sono Pino Scigliano, sono il fratello della madre della ragazza che è venuta a mancare, perché è venuta qua all'ospedale di Crotone per fare un parto, tutto quanto, fino all'ultimo momento era tutto a posto. Arrivata la bambina, arrivata qua per comprare, e l'hanno dovuto fare, dicono loro che hanno dovuto fare subitamente il taglio cesareo. Una volta fatto il taglio cesareo, dopo un'ora e mezza la ragazza è tornata alla sua stanza e i medici dicevano che tutto quanto andava bene, però la ragazza accusava che non riusciva a respirare e che non riusciva a fare urine. Abbiamo chiamato io, come tutti gli altri parenti, più volte il personale medico, i quali dicevano di non preoccuparci, che era normale, ma se continuavo a insistere in quel modo ci cacciavano fuori perché davamo fastidio. Questo è durato da ieri fino a ieri pomeriggio. Ieri finalmente questi grandi luminari si sono ravveduti e hanno portato la ragazza su, perché la ragazza, io la chiamo bambina, ma aveva 18 anni, l'hanno portata su in nefrologia a fare un controllo, perché non capivano perché sto respiro. Questi gli hanno detto i medici là, perché a noi non ci hanno fatto entrare, che la ragazza aveva un blocco renale e un polmone collassato. E l'hanno finalmente portata in sala di rianimazione, dove non è uscita più che cadavere. Ma io sto pensando, per questa loro mala sanità, perché basta che si mettono un camice, perché tutti quanti possiamo sbagliare, ma i sbagli che fanno loro si ripercuotono sui bambini. Adesso chi va a dirgli al figlio che gli hanno ucciso la madre? Io credo che gliel'hanno uccisa, perché non si può morire per venire a fare un parto a Crotone, in Calabria in particolar modo. Tutti parlano, polizia, ma non ne vedi uno che viene a dire sì. La ragazza è morta per questo. Non è possibile morire a 18 anni. I progetti che avevano fatto il marito e la moglie adesso sono distrutti. Quel bambino nella sala neonatologia, chi va a dirgli che la madre è morta perché qualcuno ha voluto fare il grande luminare, il grande professore, i grandi tecnici? Non hanno avuto l'umiltà di verificare da subito quali erano le condizioni. Questo è una cosa sensibile. Ma io, guarda, vorrei dire sarcasticamente, io non penso al dolore che abbiamo noi, perché ormai dobbiamo tenerci, è una cosa che ci ha portato per tutta la vita. Io penso alle future coppie, no? Agli altri poveri bambini, alle altre povere signore che verranno qua. Con quale animo verranno qua? Che verranno a fare? Se non ti guardano, se non conosci nessuno, non ti guardano. Se conosci a quel parente, a quell'amico, ti guardano, se no ti cacciano fuori. Ah, stai dando fastidio, vattene fuori. Io non lo so come va la sanità qua, guarda. Loro possono fare 50.000 conferenze stampe, possono fare quello che vogliono, anche il presidente nostro. Qua non va nulla, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, perché siamo noi forse che non facciamo andare nulla. Ma chi lo dirà a mio nipote, a quel bambino fra 3-4 anni, che la mamma è morta perché qualcuno ha voluto fare illuminare? Chi glielo dirà? Sì, Antonella, la sorella di Jessica. Jessica, sì. Che ci vuoi dire a questo proposito? Niente, non riusciamo a capire come ancora oggi, nel 2012, una ragazza di 18 anni, una salute da leone, con un cesareo, a perdere la vita. Non stiamo dando la colpa a qualche persona in particolare, però non deve succedere più. Noi abbiamo pure perso nostro padre un anno fa, pure per una malattia, abbiamo visto alcune superficialità, ma questa mia sorella, 18 anni, per un cesareo, che se ne fanno uno ogni ora al mondo, non si può morire, setticemia. Arresto cardiaco, non so che cosa ci hanno detto, ancora non sappiamo nemmeno la causa certa della morte, perché ovviamente non ce l'hanno detta. Pensiamo solo a fare giustizia e pensare al bimbo che ha lasciato mia sorella, perché tutti i pensieri sono rivolti a lui, dobbiamo crescerlo noi e poi gli diremo la verità quando sarà grande.